Senta, insomma, inutile girarci intorno, due sconfitte pesantissime che bruciano, l'ultima nel derby, quindi ancora più, diciamo, più bruciante. C'è il Rennes che fa da aperitivo a sette gare pazzesche, infuocate, incandescenti, tra l'altro anche con il primo derby con la dei due, con la Paganese. Quindi serve una prova, soprattutto maiuscola, soprattutto per diciamo il reparto arretrato che non è sicuramente diciamo, quello più contestato perché sappiamo che l'equilibrio di una squadra nel bene e nel male si divide. Quindi però insomma serve una prova blindata. Sì, ci aspetta una partita tosta, un tipo di partita che abbiamo già affrontato, diciamo un tipo di partita come lo era col Bisceglie o con Francavilla, dove giochiamo in casa, dove dobbiamo proporre il nostro gioco e cercare di fare bene. Ciao Vedran, buongiorno, volevo chiederti insomma, su questa flessione avuta con le tre partite in 8 giorni dopo tre vittorie consecutive, cosa è scattato? Anche il fattore psicologico magari è subentrato un po' di insicurezza e di sfiducia di limiti d'organico che stanno. Sì, certo, quando non è bello perdere, è bello solo vincere, no? Però fa parte del gioco, no? La sconfitta fa parte di gioco, ti fa riflettere, ti fa migliorare e noi stiamo migliorando, stiamo lavorando e cerchiamo di uscirne fuori, cioè questa partita che ci Ma aspetta. ciao, Vedran, ti chiedo, tre vittorie consecutive, tre sconfitte consecutive, secondo te qual è il vero avvelino? Quello delle tre vittorie consecutive o quello delle tre sconfitte? O se la verità sta nel mezzo, secondo te, o Ma altro che questo lo vediamo nelle prossime partite, insomma. questo? Devito. Ciao, Vedran, il possibile cambio di modulo, visto che voi avete fatto 4-4-2, quasi 4-2-4 nei secondi tempi, può aiutarvi in questo caso, quindi per ciò che riguarda il passaggio che avete disattuato. Ma io, cioè, di modulo non conta, conta fino a certo punto, conta come lo interpreti. Un 5-4-1 può essere offensivo come lo può essere 3-4-3 può essere molto difensivo, diciamo, o 4-4-2 può essere molto difensivo, conta l'interpretazione del modulo. Il barillo e poi festa di allora, come mai quando andate sotto non avete la capacità di rimontare? È un problema testa, di capacità anche di fare gol, naturalmente, questo è un problema grave. Non credo che sia problema di testa, è solo un problema di episodi. Noi creiamo in partita, in queste partite, l'altro giorno abbiamo visto il video col mister, no? E ci ha fatto vedere delle situazioni dove noi creiamo più degli altri. Se andate a vedere, magari le palle gol le abbiamo più noi che gli altri, no? Però purtroppo paghiamo episodi. Poi ho visto anche in queste tre partite abbiamo fatto 18 calcio d'angoli e non abbiamo fatto un gol, quindi è lì dobbiamo migliorare, nella cattiveria e determinazione, negli episodi. Che cosa pensi delle affermazioni di Giovanni Gnosso dopo la partita di Cava? Ha detto che è dispiaciuto perché ho visto la squadra un po' scarica dal punto di vista psicologico dopo aver subito quel gol, un po' insomma, è calata dal punto di vista un Sì. po' mentale. Sì, è normale. Cioè, era terza sconfitta che facevamo, giocando a livello di performance, a livello di prestazione bene, quindi questo è il suo dispiacere. La squadra ci dà tutto, però purtroppo episodi li abbiamo pagati, caro, con tre sconfitte, insomma. Per quello era dispiaciuto. Domenica c'è il Rennes, che è il fanalino di coda attualmente del campionato. Qual è l'insidia maggiore di questa sfida che potrebbe sembrare la facile chance per il riscatto, ma ovviamente nasconde delle difficoltà se viene approcciata in maniera non giusta? Certo, approccio soprattutto in Serie C conta tantissimo. Penso che qualsiasi squadra può battere chiunque in Serie C, il livello è equilibrato, a parte 3-4 squadre che magari hanno qualcosa in più, però le altre sono tutte lì. Quindi l'approccio deve essere giusto e dobbiamo migliorare su quello che dicevo, a livello di cattiveria, determinazione e fare 3 punti. Tutti si aspettano una vittoria domenica contro il Rennes perché gioca contro l'ultimo
tu che sei uno dei riferimenti di maggiore esperienza in questa rosa, visto che ci sono anche tanti giovani, quanto può pesare il fatto che comunque la tifoseria chiede la vittoria a tutti i costi? Ma sicuramente quando sei giovane non è facile, lo ero anch'io, e quindi so che quando hai un po' di pressione ti può portare qualcosa, però loro devono stare sereni, perché abbiamo i giovani importanti che faranno la carriera sicuramente, perché sono bravi, hanno fisicità, hanno tutto, e devono stare sereni e pedalare, non c'è altro. Senti, siccome avete fatto una preparazione un po' così, visto i tempi ridotti, può essere anche un problema fisico, come vi sentite fisicamente? No, ma sì, fisicamente bene. Certo, se fai 3 partite di fila è normale che magari cali un po' nella terza o seconda, però tutto sommato bene. Mancanza di preparazione ti può portare magari qualche acciacco durante l'anno, così qualche affaticamento, ed è normale, però io direi fisicamente bene. Va bene così? Volevo chiederti, spingi molto sulla fascia, metti tanti palloni in mezzo, sta pesando non avere un riferimento centrale, poi l'ultima prova di un bilancio sulla tua esperienza finora piuttosto inamovibile. Sì, sto cercando di dare il mio massimo. E l'altra domanda qual è? Sì, con il tirante grosso in mezzo anche a casa, spinto molto sulla fascia, pesa un po' questi problemi che si stanno trovando in attacco, tra un numero un po' corto di attaccanti e qualche difficoltà? Sì, ma non lo direi numero di attaccanti, perché attaccanti li abbiamo, sono 3 insomma, no? E il problema è che creiamo e non la buttiamo dentro, dobbiamo essere più cattivi e più determinati a farlo, non dipende solo da attaccanti, insomma, se in area c'è un attaccante e lo marcano in 3-4 è dura anche per lui, no? Dobbiamo migliorare tutti insieme, insomma, per fare male agli altri.